Oggi cercheremo di svelare un mistero, andando anche a analizzare le ultime parole che sono state lasciate proprio da una delle vittime, prima di scomparire nel nulla. Che cosa stava urlando questo ragazzo? Stava gridando aiuto e stava cercando degli amici che lo potessero aiutare o stava dicendo il nome della persona che lo stava aggredendo? Ciao a tutti ragazzi e benvenuti su questo nuovo video, un nuovo video True Crime. Questo caso è successo nel 2005, esattamente il 6 di settembre, ed è avvenuto in Corea del Sud. Ed anche se è passato un po' di tempo, negli ultimi periodi è tornato alla ribalta dal momento che la registrazione contenente le ultime parole della vittima è stata rilasciata al pubblico e molte persone hanno tirato delle ipotesi su quanto fosse accaduto a questa persona. Prima di iniziare con questo video, volevo chiedervi se avete mai sentito parlare di Mozart. No, non parlo dei cioccolatini o della musica che ti mettono in attesa. Ma lo sapevate che se il mitico Mozart non fosse stato aiutato da qualcuno, nessuno di noi avrebbe potuto conoscere il suo genio? Lui fortunatamente ha avuto Piccini, un grandissimo compositore dal cuore enorme, amato sia da Maria Antonietta che da Napoleone. Oggi questa tradizione continua e per sostenere i geni di domani il fondo Niccolò Piccini aiuta i ragazzi che non possono permettersi di studiare musica. Nessuno mi paga per fare questo annuncio in realtà, però sapete quanto la musica valga per me e quanto io so che ci possono essere persone con grandissimo talento che purtroppo non hanno le possibilità per poter diventare dei musicisti. E per questo motivo ho deciso in qualche modo di aiutarli anch'io condividendo questo messaggio. Se volete anche voi sostenere questo progetto potete seguire la loro pagina Instagram o anche fare una piccola donazione. Basta anche solo un piccolo gesto per costruire un bellissimo futuro insieme. In descrizione vi lascerò tutte le informazioni necessarie per poter sostenere questo progetto. Continuiamo adesso con il video. Esattamente il 6 di settembre del 2005 alla polizia è arrivata una strana telefonata contenente un messaggio alquanto singolare. La vittima si era rivelata essere Han In-tae ed era questo 17enne studente di una scuola superiore coreana. Era considerato da tutti un ragazzo molto gentile e premuroso che amava anche studiare ed aveva anche moltissimi amici. Quella fatidica notte lui era uscito per giocare a dei giochi del computer assieme ai suoi amici. Terminate queste partite, ha scelto di tornare a casa. Era piuttosto tardi, ma ha chiesto ai suoi amici di dargli dei soldi per il taxi, così che sarebbe potuto rientrare nella sua dimora. Sfortunatamente nessuno dei suoi amici poteva prestare lui dei soldi e per questo è stato costretto, o comunque ha scelto, di rientrare a casa a piedi, benché fosse tarda notte. Inizialmente in realtà lui aveva anche cercato di prendere il bus, tuttavia l'autobus che l'avrebbe dovuto riportare a casa non sarebbe passato di lì a breve e quindi ha scelto di percorrere, come vi dicevo, l'intero tragitto da solo, di notte, camminando. Tuttavia, lungo questo percorso è stato ritrovato privo di vita, era stato attaccato da qualcuno che lo aveva fatto fuori brutalmente. Sfortunatamente nell'area dove è stato ritrovato non vi erano telecamere di sorveglianza e quindi nessuno sapeva esattamente che cosa fosse successo a questo povero ragazzo. Dall'autopsia è emerso che la causa della morte è stata un coltello affilato con il quale deve essere stato pugnalato. È stato colpito un'unica volta, ma quell'unica volta è stata sufficiente e fatale per segnare il destino di questo ragazzo. Il taglio, infatti, era così profondo che lo ha ucciso sul colpo. Molti professionisti, analizzando la brutalità con il quale deve essere stato attaccato, hanno ipotizzato che non poteva trattarsi di un incidente. Chiunque avesse scelto di attaccare questo ragazzo l'aveva fatto con un motivo ben preciso e aveva l'intento di uccidere. L'arma del delitto è stata trovata a circa 90 metri da dove questo ragazzo era stato ritrovato. Tuttavia, su quel coltello non è stato possibile rinvenire nessuna
impronta digitale. Inoltre, non vi era presente, questa tipologia di coltelli era quella che viene utilizzata per tagliare il sashimi e le lame sono estremamente affilate. Secondo dei report, la sua ultima telefonata è stata effettuata alla stazione di polizia. In quella telefonata, quella che Han aveva fatto alla polizia, sembra che avesse detto il nome della persona che lo avesse attaccato, tuttavia il nome di costui non è mai stato rivelato al pubblico. Per poter garantire la sua privacy, dopotutto, nemmeno la polizia aveva la certezza che si trattasse realmente dell'assassino di questo ragazzo. Per questo motivo, il nome che utilizzeremo sarà quello di Kim, che è il nickname che è stato utilizzato dai media quando si sono riferiti a questo caso. Questa che ascolterete adesso è proprio la telefonata, quest'ultima telefonata di Han alla polizia. Poco prima che la polizia si è recata al liceo dove Han studiava, ha intervistato un po' tutti i suoi compagni di classe, cercando di trovare uno studente che avesse un nome che corrispondesse a quello che Han gridava in quest'ultima telefonata. In particolare, la polizia, da queste investigazioni, è riuscita ad individuare due ragazzi i quali non avevano un buon rapporto con questo Han, e uno di questi due, tra l'altro, aveva un nome che sembrava corrispondere a quello che Han gridava in questa sua ultima telefonata, e tra i due certo non scorreva buon sangue. Inoltre, ci sono state anche delle testimonianze di alcuni uomini che lavoravano per un benzinaio nei pressi di dove è stato ritrovato il corpo senza vita di Han. Hanno visto questo ragazzo venire inseguito da due altri ragazzi, i quali potrebbero essere proprio questi compagni di classe che odiavano Han. I benzinai hanno visto le foto di questi due ragazzi e hanno confermato la loro identità. Per questo motivo i due sono stati arrestati e hanno confessato che sì, erano proprio loro che quel giorno stavano inseguendo Han per quelle strade buie di notte. I due hanno confessato di non aver mai avuto un buon rapporto con Han e che spesso Han aveva la tendenza di parlare male di loro alle loro spalle e quindi volevano avere la loro vendetta. E uno di questi due ragazzi ha scelto di utilizzare un coltello che aveva messo nel suo zaino quando era andato a scuola, nell'eventualità che decidesse di vendicarsi nei confronti di Han. La mamma di Han si ricorda quando sono stati intervistati questi due ragazzi. Infatti è stata pure lei coinvolta in queste investigazioni. La madre di Han ha chiesto loro se avessero fatto qualcosa al suo povero figlio. E entrambi gli studenti hanno annuito dicendo di sì. Questo caso sembra essersi risolto in un batter d'occhio. Tuttavia, come potete immaginare, dal momento che sto realizzando questo video, qualcosa di losco è accaduto e qualcosa di misterioso è successo. Infatti, poco dopo che questi due ragazzi hanno rilasciato queste confessioni, i genitori e le famiglie di entrambi i ragazzi sono state coinvolte in questo caso, i quali hanno assunto fior fiore di avvocati e nel giro di poco la confessione di questi due ragazzi è cambiata completamente. I due ragazzi, infatti, hanno completamente stravolto le loro parole e hanno detto che la loro precedente confessione si trattava puramente di una falsità dovuta alle pressioni che avevano subito dalla polizia. E quindi loro hanno detto che sono stati costretti a mentire pur di poter sfuggire dalle grinfie di quei poliziotti durante quel terribile interrogatorio. Questo ha cambiato notevolmente le carte in tavola dal momento che non vi era una presenza di nessuna prova fisica tangibile che potesse in qualche modo scagionarli o colpevolizzarli e quindi sono stati rilasciati e considerati innocenti. Purtroppo la polizia non poteva farci nulla. Questa è veramente una tragica storia dal momento che questo povero Han è stato fatto fuori da qualcuno, ma non c'è nessun colpevole che dovrà scontare una qualsiasi pena dietro le sbarre. E ancora ad oggi l'unica prova, quella più importante, è solamente quest'unica registrazione che vi ho fatto ascoltare. Questa registrazione vocale dove si sente la vittima gridare un nome molto simile a quello di uno dei due compagni che ha detto di non averlo mai attaccato. Ovviamente questo caso ha sollevato notevoli discussioni all'interno dell'opinione pubblica e ci sono stati anche vari giornalisti che hanno cercato in tutti i modi di scoprire la verità su che cosa fosse accaduto veramente quella fatidica notte a questo povero
Han. Alcuni di questi giornalisti sono infatti riusciti ad intervistare alcuni compagni di classe di questo ragazzo Han. Quello che hanno detto è che questi due ragazzi non avevano una cattiva relazione con questo Han, i due ragazzi appunto quelli che vi dicevo che sono stati sospettati di questo omicidio inizialmente. E inoltre hanno anche aggiunto che non ci sono mai stati comportamenti violenti da parte di questi due sospetti e che non sono mai stati dei bulli nella loro scuola e che non potrebbero mai immaginarsi questi ragazzi capaci di fare delle cose del genere, come strappare la vita a un loro caro compagno di classe. Attraverso varie pressioni comunque da parte di questi giornalisti, la polizia si è vista costretta a dover rilasciare la registrazione dove appunto Han gridava un nome, il nome di qualcuno, il nome forse del suo assassino. Questa registrazione è stata fatta ascoltare sia ai compagni di classe di questi ragazzi che addirittura alla madre del povero Han. Penso che per questa madre deve essere stato veramente uno shock, un trauma. Magari questa registrazione avrebbe finalmente potuto mettere fine a tutti i dubbi che nutriva nei confronti di questi due sospettati, perché la madre di Han non ha mai realmente creduto alle confessioni repentine di questi due ragazzi. Attraverso vari studi e l'utilizzo di esperti del suono sono riusciti un pochino a decifrare quello che stesse realmente dicendo Han in quel momento. Quello che era emerso dall'analisi di queste registrazioni è che sostanzialmente vi era all'inizio la voce di Han, in seguito la polizia che parlava e infine quello che la polizia diceva che Han stesse dicendo. Infatti la polizia, c'è proprio un momento della registrazione che ha detto che in quel momento Han stava dicendo il nome appunto di un possibile assassino, ma quello che hanno ritenuto questi professionisti è che in realtà si trattava solamente di alcuni versi dettati dal dolore e che non stesse realmente dicendo alcuna parola. Tuttavia questi professionisti non si sono presi nessuna responsabilità, infatti hanno detto che non possono dire con certezza se queste parole di Han si trattassero di un semplice suono di lamento o se in realtà stesse realmente dicendo il nome di qualcosa o qualcuno. Tutta questa storia è veramente assurda e non mi è davvero piaciuto il comportamento che ha avuto la polizia, soprattutto per quanto riguarda le investigazioni. Questo non lo dico solo io, ma lo hanno detto anche una serie di giornalisti per i quali ho trovato degli articoli. In particolare la polizia si è fidata della testimonianza di un benzinaio, la quale non sembrava del tutto affidabile, e vi spiego adesso il perché. La polizia infatti ha mostrato solo questo presunto Kim come il sospettato e invece di mettere in fila, se vogliamo, tutti i possibili persone che potevano essere state coinvolte in questo caso, come per esempio lo stesso benzinaio. C'è anche l'ipotesi che magari sia stato proprio il benzinaio ad attaccare questo ragazzo quel giorno e che poi abbia approfittato del fatto che la polizia stesse cercando un ragazzo da incolpare e quindi forse sia stato proprio questo uomo che ha scelto di incolpare altre persone per poterla fare in qualche modo franca. Queste potrebbero essere soltanto delle speculazioni o forse no, chissà. Però è interessante comunque andare ad analizzare anche questi fatti. I giornalisti durante questo documentario sono anche riusciti ad intervistare lo stesso Kim, appunto quel compagno di classe che inizialmente aveva confessato di aver fatto fuori il loro amico. Kim ha sostenuto che in realtà lui avesse un alibi durante quel giorno e quindi non poteva essere fisicamente in quel luogo nel momento del delitto. Tuttavia, a detta di questo ragazzo, o per meglio dire uomo, nel momento in cui è stato intervistato aveva più di 30 anni, ha detto che la polizia durante l'interrogatorio non si era minimamente curata di questo fatto e non ha nemmeno voluto prendere in considerazione il suo alibi. L'ha detto che la polizia lo ha tenuto sotto un interrogatorio estremamente brutale e voleva in qualsiasi modo riuscire a trovare l'assassino e per questo gli ha estrapolato delle informazioni false. Questa pressione così forte di questi poliziotti lo ha costretto a mentire. La polizia ha continuato a minacciarlo dicendo che la sua vita sarebbe finita se non avesse confessato, ma se decidesse di farlo avrebbe potuto in qualche modo ripristinare la sua esistenza. La polizia infatti disse a questo Kim che se avesse dichiarato di essere lui l'artefice di questo crimine
crimine, sarebbe uscito di prigione tra 4 o 5 anni, mentre se non avesse detto niente avrebbe trascorso il resto dei suoi giorni dietro le sbarre. Quello che Kim ha sostenuto durante questa intervista è che era estremamente un ragazzo molto molto giovane, si parla comunque di minorenni, era ingenuo e quindi ha finito per credere alle parole della polizia e ha scelto di firmare quel documento che attestava che era stato proprio lui a uccidere il suo compagno di classe Han. La domanda che molti si fanno è: ma com'è possibile che la polizia, perché appunto questa registrazione è stata anche fatta ascoltare a degli esperti, ha sentito in questa voce di Han, che era così disturbata, sulla quale era veramente difficile riuscire a comprendere con certezza che cosa stesse dicendo, sia riuscita a ritenere questa una prova schiacciante da scegliere di incriminare un ragazzo potenzialmente innocente? Ad ogni modo, queste sono le parole di Kim, quindi chissà ovviamente se sei un killer che è riuscito a schivare la polizia, probabilmente resteresti zitto. Però il mistero è ancora vivo e c'è ancora, nessuno sa chi è stato l'assassino che ha fatto fuori questo Han. Io veramente voglio mandare le mie condoglianze alla famiglia della vittima, perché deve essere veramente frustrante vedere il vostro figlio strappato così giovane, un ragazzo comunque per bene, che andava bene a scuola, che si impegnava, che aveva tutta la vita davanti, e non sapere nemmeno chi sia stato la persona così meschina e codarda, perché alla fine non l'ha neanche ammesso, che si è macchiata di questo crimine così dispregevole. Io ragazzi sono davvero curioso di sentire la vostra opinione, so che ovviamente nessuno potrà dire con certezza che sia stato l'assassino sulla base di quel poco che sono riuscito a reperire, però voglio sapere che cosa ne pensate di casi come questo, e se questo caso vi è piaciuto io vi chiederei gentilissimamente di lasciare un commento e un mi piace, perché aiutereste veramente questo canale a crescere. Grazie davvero per essere stati con me oggi e spero di vedervi nel prossimo video. Ciao.